Ciao, oggi sono qui che devo tenere un seminario per una cinquantina di progettisti termotecnici che vogliono approfondire il tema delle pompe di calore. L'obiettivo del seminario è condividere la mia esperienza degli ultimi 8 anni nel settore delle pompe di calore e quindi dare dei supporto, dare degli strumenti perché anche loro possano aiutare le famiglie a staccarsi dal contatore del gas, anche se l'impianto ha radiatori. Infatti, come vedi, anche il Sole 24 Ore parla delle pompe di calore su impianti esistenti. Sebbene si vada in controtendenza, pensare che la pompa di calore funziona solo su impianti a pavimento, anche il Sole 24 Ore dice che le pompe di calore possono essere installate su impianti a radiatori. Ovviamente, essendo un seminario tecnico per professionisti, non posso mettere a disposizione di tutti la registrazione del seminario. Però oggi voglio condividere con te qualche punto importante, qualche passaggio fondamentale che potrebbe esserti d'aiuto anche per casa tua. Oggi vi voglio portare la mia esperienza degli ultimi 8 anni nel settore delle pompe di calore elettriche e soprattutto negli interventi con le pompe di calore elettriche negli edifici esistenti, parlando anche di radiatori. Più del 70% delle applicazioni che ho seguito, ha visto case a radiatori essere trasformate in edifici 100% elettrici. Allora, tutto è nato diversi anni fa quando, sono entrato nel settore, termoidraulico. E mi sono chiesto perché in Svezia, in Norvegia, utilizzano le pompe di calore per riscaldare casa. E non è vero che l'energia elettrica è gratis lì, scordatevelo. E ho iniziato ad entrare in questo argomento e a capire dove stava questa storia che in Italia usiamo le caldaie e nei paesi più freddi, dove fa molto più freddo, quindi è controintuitivo, no? Perché l'idea in Italia è che la pompa di calore funziona se le temperature sono miti. E non funziona quando fa freddo. Ed è per questo che sono nate le pompe di calore ibride, che vanno a sopperire la pompa di calore sotto i 5 gradi. Ma in Svezia? In Norvegia? Ogni 100 generatori di calore, in Norvegia, quante pompe di calore sono installate nel 2018? 96. In Italia 18, considerando che ci sono sempre anche gli splittini di mezzo. Perché conviene la pompa di calore? Intanto il costo dell'energia, o meglio, avere due bollette. Avete visto che i costi fissi sia nell'energia elettrica che nel gas stanno aumentando. E quindi avere due bollette, una elettrica e una a gas, comporta un dispendio, soprattutto soldi buttati via per i costi fissi. Non c'è in Italia una casa che non abbia il contatore elettrico, mentre ce ne sono tante che non hanno il contatore del gas. Tutto parte da questa slide. Ovvero il flusso energetico. Banale, però sembra che ogni volta sia qualcosa di nuovo. Partiamo da quanto calore esce dall'edificio, analizziamo quanto calore viene distribuito dall'impianto di distribuzione a quelle temperature e stessa cosa, capiamo quanta energia può erogare il generatore. Se non c'è un'equivalenza tra queste cose, qualcosa va storto e non funziona. Però, sebbene queste cose siano banali, ricevo ogni giorno mail, messaggi su WhatsApp, messaggi su Facebook, su YouTube, che ho appena installato una pompa di calore su una casa nuova da 140 metri quadri. Ed è normale che consumi 50 kWh al giorno? Non tanto. Sono incinta e mi sono trasferita in albergo con la famiglia. Questa era una ragazza, effettivamente incinta, non sto facendo tragedie, è la verità, che aveva installato una pompa di calore, la macchina andava sempre in sbrianamento, non lavorava. E siccome era incinta, si è trasferita una settimana in albergo per stare al caldo. E allora vediamo quali sono le cause per cui la gente si lamenta che la pompa di calore non funziona. Con i radiatori ho trovato casi in cui sta sono state vendute e installate pompe di calore e poi non soddisfavano i requisiti. Perché? Perché la pompa di calore si attesta sulla temperatura di ritorno. Le portate. Questo secondo me è l'elemento cruciale delle pompe di calore. Oppure usano il multistrato, poi i raccordi a 90 gradi di questo tipo.
dove il passaggio qui è tutt'altro che passaggio totale, no? Quindi queste qui sono piccole accortezze, ma che fanno creano grossi problemi sugli impianti, perché la pompa di calore ha bisogno di una certa portata. Perché? Perché deve mantenere quel delta T di 5 gradi, da 5 a 8 gradi. Se superiamo questo delta T, la pompa di calore va in blocco. Quindi portate abbondanti e giuste secondo quanto stabilito dal produttore. La prova del 9.1 invece è il rovescio della medaglia, l'energia elettrica. Accendete forno, più carichi possibili, e andate a misurare cosa succede nella tensione al contatore. Se cala la tensione, vuol dire che state andando incontro a un problemino, perché la rete in quel caso non è così stabile e non sopporterebbe un carico come quello della pompa di calore. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. E se vuoi capire e valutare di staccarti dal gas, anche se hai una casa a radiatori, vai nel link che trovi nella descrizione del video per fare la tua preanalisi.